Oggi iniziamo la parte del corso di macroeconomia e, come vedremo più diffusamente, la macroeconomia come disciplina a sé stante parte di fatto con la teoria keynesiana. E prima la visione del funzionamento del sistema economico, come già vi ho spiegato, era di fatto la risultante a livello aggregato delle scelte individuali fatte su diversi mercati in cui potevamo rappresentare le scelte di lavoro tramite pagamento di salario fatte dalle famiglie e dalle imprese, la scelta di produzione fatte dalle imprese, la scelta di consumo fatte dalle famiglie e poi, come vi ho spiegato, le scelte di beni di investimento e le scelte di risparmio delle famiglie. E abbiamo visto che tutte queste scelte sono indipendenti tra di loro e portate a coerenza dal movimento dei prezzi sui singoli mercati, dove i prezzi relativi garantiscono che quello che i consumatori vogliono acquistare sia quanto viene prodotto dalle imprese. I movimenti del salario monetario garantiscono che i lavoratori che desiderano lavorare al salario di mercato trovino tutti un lavoro, e infine il tasso di interesse, i movimenti del tasso di interesse garantiscono che le decisioni di risparmio delle famiglie coincidano con le decisioni di investimento delle imprese e quindi con la necessità per le imprese di ottenere credito e anche, come vi ho detto, se i risparmi e gli investimenti sono uguali tra di loro, si realizza anche l'equilibrio macroeconomico, perché quello che è stato prodotto, cioè beni di consumo e beni di investimento, viene anche domandato e acquistato, quindi domanda e offerta aggregate sono uguali solo se risparmi e investimenti sono uguali, le due cose sono tra loro collegate. E quindi il meccanismo di riequilibrio macroeconomico era governato da variazioni nei prezzi relativi, dove nei prezzi includiamo anche il tasso di interesse e il livello del salario. Poi, con la grande depressione degli anni 30 del secolo scorso, si è visto che questa teoria non funzionava, perché questa teoria prevedeva che quando arrivava una crisi il salario nominale sarebbe caduto e questo avrebbe portato prima o poi le imprese a domandare più lavoro e quindi a riassorbire la disoccupazione. Sarebbe caduto anche il tasso di interesse e quindi questo avrebbe portato prima o poi le imprese a fare più investimenti e anche qui a far ripartire l'economia. Invece quello che si vede negli anni 30 è quello che si sta vedendo anche oggi, e cioè con una crisi seria c'è una caduta dei salari nominali, ma questo non porta le imprese ad assumere di più, ma porta invece a una caduta dei prezzi. E c'è una caduta del tasso di interesse, ma questo tasso di interesse non scende al di sotto di un certo livello, al minimo può arrivare a zero, e quindi non è detto che il tasso di interesse garantisca l'equilibrio tra risparmio e investimenti. Quindi c'era bisogno di una teoria alternativa, di una teoria diversa che spiegasse cosa stava effettivamente succedendo, e da lì partì la teoria keynesiana. E con la teoria keynesiana si è sviluppata anche la rappresentazione contabile dei vari fenomeni economici che prima erano rilevati in modo non sistematico. Quindi abbiamo iniziato ad avere anche lo sviluppo della contabilità nazionale,
E è bene partire anche da questo per poter poi inquadrare tutti i dettagli nell'ambito macroeconomico. Quindi potremmo anche dire che l'obiettivo della macroeconomia è capire come funziona il sistema economico nel suo complesso, non necessariamente come risultante di scelte fatte da individui in un mondo immaginario di concorrenza perfetta. E cos'è che dobbiamo capire? Fondamentalmente come la ricchezza di un paese nel suo complesso si determina e come questa ricchezza evolve nel tempo. E vedremo che questa ricchezza si evolve in base all'andamento della produzione in un periodo di tempo, e vedremo come questa produzione dia luogo a dei redditi, questi redditi diano luogo a dei processi di accumulazione. In più abbiamo in pratica dei processi che domani vi farò anche vedere relativamente a un'economia vera, e cioè quando misuriamo la produzione in termini reali di un paese, che come vedremo tra poco si chiama PIL, abbiamo un qualcosa di questo genere, cioè questa produzione tende a crescere nel tempo in maniera più o meno stabile. Come dicono gli economisti e gli statistici, questa produzione tende a seguire un trend, quindi questo trend ci misura come in media un'economia cresce nel tempo, ma l'economia non cresce stabilmente in base a questo trend, ma ci sono delle fasi in cui l'economia cresce più rapidamente e delle fasi in cui invece c'è una crisi, l'economia cresce meno rapidamente o addirittura la produzione diminuisce. Quindi una seconda cosa da spiegare è come e perché si verifica una fase di boom e come e perché si verifica una fase di crisi. Infine ci sono dei processi ulteriori a livello aggregato che sono importanti da capire perché rappresentano dei problemi di tipo sociale. Il primo è direttamente collegato all'andamento della produzione ed è la disoccupazione. Quindi perché la disoccupazione aumenta, cosa si può fare per ridurla? In gran parte, come vedremo, la disoccupazione dipende dall'andamento della produzione. Nelle fasi di crisi la disoccupazione aumenta, nelle fasi di boom la disoccupazione diminuisce, ma ci sono anche delle altre determinanti della disoccupazione. E l'altro problema sociale di cui si occupa la macroeconomia è l'inflazione, che come sapete è l'aumento nel livello generale dei prezzi. Dovremo capire perché questo è un problema sociale, cioè, mentre è banale capire perché la disoccupazione è un problema sociale, che questo vuol dire che alcune persone non hanno un lavoro, non avendo un lavoro dobbiamo mettere in piedi un qualche meccanismo per non farli morire di fame, è più complicato capire perché l'inflazione è un problema. E possiamo anticipare che poiché l'inflazione fa aumentare il livello generale dei prezzi, la ricchezza degli individui che non aumenta con l'inflazione, il cui valore non aumenta con l'inflazione, diminuirà appunto a seguito dell'inflazione. Quindi se io ho, il caso più banale è quello delle banconote, se io ho 100 euro in tasca e l'inflazione aumenta ogni giorno, domani questi 100 euro compreranno meno di quello che comprano oggi. Quindi se io sto
accumulando la mia ricchezza in un qualcosa che non è protetto dall'inflazione, l'inflazione per me è un problema. E ci sono stati dei casi di iperinflazione in diverse situazioni, soprattutto di guerre, dove appunto i risparmi delle famiglie sono stati ridotti in maniera considerevole dall'inflazione. In generale l'inflazione è un problema, come vedremo, per i creditori, non per una società nel suo complesso, ma per i creditori. È un problema per la società nel suo complesso, in quanto, e su questo non potremo soffermarci troppo, se i prezzi dei beni italiani aumentano per l'inflazione più dei prezzi dei beni tedeschi, diverrà sempre più conveniente comprare beni tedeschi di quanto per i tedeschi sia conveniente comprare i beni italiani, e quindi avremo un problema nei nostri scambi con l'estero. Quindi l'inflazione è un problema sociale anche per l'impatto che ha su quella che si chiama la competitività del paese. Quindi di tutti questi problemi dovremo occuparci, e vedremo di farlo anche in un'ottica di storia del pensiero economico, partendo dalla teoria keynesiana come è stata presentata all'inizio e poi passando a modelli un po' più complicati di funzionamento dell'economia, che hanno comunque la teoria keynesiana alla loro base. Come vedremo però, tutte queste cose fanno riferimento a delle misure precise dei concetti generali di cui vogliamo parlare, e la contabilità nazionale si occupa di misurare questi concetti in un modo che non è preciso in assoluto, ma che perlomeno è stato concordato in sede internazionale, in modo che il PIL italiano è confrontabile con misura al PIL inglese o al PIL francese, perché la metodologia usata per calcolarlo è la stessa e ci si è messi d'accordo. Quindi su questo dovremo anche andare un po' nel dettaglio per capire di cosa stiamo parlando praticamente quando parliamo di PIL. Prima di arrivare a questo, diamo ancora alcune anticipazioni. In particolare, ho detto che ci interessa la ricchezza di un paese. Da cosa è composta la ricchezza di un paese? Abbiamo una ricchezza che possiamo dividere in ricchezza reale o in ricchezza finanziaria. Quindi per ricchezza reale intendiamo tutte quelle componenti della ricchezza che si possono toccare con mano, cioè che sono dei beni di tipo durevole e che formano appunto le componenti di ricchezza con un valore monetario. Quindi qui in contabilità nazionale abbiamo in pratica tre categorie per quanto riguarda gli investimenti in senso proprio, cioè il capitale che corrisponde a investimenti, e questo, come già vi ho anticipato qualche volta, è dato dai fabbricati o dalle case in cui si abita, dai macchinari e dai mezzi di trasporto. E poi dai beni durevoli, che sono invece acquisiti dalle famiglie, come i frigoriferi, lavatrici e quant'altro, che vengono tenuti distinti dai beni non durevoli che vengono acquistati per essere consumati immediatamente. Quindi nei beni durevoli possiamo anche far rientrare quelle particolari categorie di beni come i quadri, i gioielli, i lingotti d'oro, che possono venire accumulati come fonte di ricchezza. Quindi quando parliamo di ricchezza reale ci riferiamo in particolare a queste categorie di beni, e questo già crea una serie di
paradossi, quando vogliamo usare una misurazione della ricchezza per confrontare due paesi tra di loro, perché ad esempio non abbiamo incluso qui dentro tutta la ricchezza di un paese data dalle risorse naturali. Cioè, se abbiamo dei bellissimi parchi oppure non li abbiamo, questo non viene conteggiato necessariamente in questa misurazione della ricchezza, e quindi un paese che ha devastato i suoi parchi per costruire case avrà una ricchezza monetaria più alta di un paese che invece ha preservato i suoi parchi, la sua natura. Quindi questa misura della ricchezza in senso monetario non corrisponde necessariamente al, diciamo, benessere che si ricava abitando in un paese piuttosto che in un altro. Quando parliamo di ricchezza finanziaria, invece, facciamo riferimento ai crediti che il sistema economico ha al netto dei debiti che il sistema economico ha. E quindi sappiamo che un credito è dato dall'aver stipulato un contratto che promette un pagamento a data futura. Quindi c'è sempre un debitore e un creditore, e il creditore, se il debitore onorerà il contratto, può considerare quel pezzo di carta come una parte della sua ricchezza, tanto che di solito lo può vendere e comprarsi qualche altra cosa in termini di ricchezza reale. Però quando consideriamo il sistema economico nel suo complesso, dobbiamo consolidare crediti e debiti. Che vuol dire consolidare? Vuol dire che il credito di qualcuno all'interno del sistema economico, che è un debito di qualcun altro all'interno dello stesso sistema economico, non va ad aumentare la ricchezza totale del sistema economico. E qui vi ho fatto già degli esempi: se vostro fratello si fa prestare 10 euro, lui diventa debitore, voi diventate creditori, ma la ricchezza totale della vostra famiglia non è cambiata, è cambiata la distribuzione del banconote tra voi e il vostro fratello, ma in quanto ricchezza avete la stessa ricchezza totale di prima. Ovviamente, diciamo, chi ha la banconota magari sta immediatamente meglio di chi ha solo una promessa di pagamento futura. Quindi quando consideriamo il calcolo della ricchezza finanziaria, dobbiamo consolidare questi conti. Quindi per un sistema economico come l'Italia, i crediti che fanno parte della ricchezza sono solo quelli per i quali il debitore è all'estero. Quindi i crediti dell'Italia, che sono ricchezza dell'Italia, sono dati dai debiti degli stranieri nei confronti dell'Italia. E se gli italiani hanno fatto debiti con gli stranieri, l'Italia può avere una ricchezza finanziaria negativa, e cioè dover cedere prima o poi ricchezza reale agli stranieri per onorare i loro debiti. Quindi nel mondo complessivamente, quando consolidiamo tutti i crediti e tutti i debiti, l'unica ricchezza che rimane è la ricchezza reale. Quindi la ricchezza finanziaria a livello complessivo del sistema economico globale è zero, e questo già vi fa capire come siano fuorvianti certe discussioni che si fanno in televisione o sui giornali, quando si legge che i debiti del mondo sono 3 trilioni di dollari, 4 trilioni di dollari. Questo è vero, ma non stiamo consolidando, quindi ci sono 4 trilioni di dollari di debito di qualcuno che corrispondono a 4 trilioni di crediti di qualcun altro. Dobbiamo capire non qual è il valore complessivo dei debiti del mondo, ma chi è debitore e chi è creditore, quindi quali paesi del mondo hanno un problema e quali paesi del mondo hanno invece un credito. Ma parlare di debiti in assoluto a livello di un sistema chiuso non ha alcun senso. Ok? Quindi questo già per dare alcune definizioni iniziali.
Un'altra definizione importante di tipo metodologico che riguarda queste misurazioni è che alcune misure che si dicono di stock hanno un senso solo se misurate in un istante di tempo. E la ricchezza è uno di questi concetti, cioè se io mi chiedo qual è la ricchezza della mia famiglia, devo specificare in quale istante di tempo la vado a misurare e poi farò un calcolo di qual è il valore della casa che possiedo, se la possiedo, il valore dei mobili che ho in casa, e questa sarà la mia ricchezza reale, più i crediti che ho, ad esempio il denaro che ho depositato in banca, e magari domani mattina questa ricchezza è cambiata. Quindi il calcolo della ricchezza è una misura di stock perché assume un significato solo quando specifico in quale istante del tempo la vado a misurare, perché questa ricchezza cambia al passare del tempo. Al contrario, sono misure di flusso tutte quelle misure che fanno riferimento a un intervallo di tempo. Ad esempio, la misura di quanto produce l'industria italiana, detta così non ha significato, devo specificare quanto produce l'industria italiana in un giorno o in un anno, quindi devo specificare l'intervallo di tempo a cui faccio riferimento perché questa misurazione abbia un significato. La produzione in un decimo di secondo dell'industria italiana è praticamente zero. C'è di solito un legame, anzi c'è sempre un legame tra le grandezze di stock e delle grandezze di flusso. Ad esempio, lo stock di case che c'è in Italia in un certo istante del tempo, alla fine dell'anno, è dato, possiamo chiamarlo lo stock a T più 1, questo misurerà la quantità di abitazioni presente in Italia al 31 dicembre, questo sarà dato da uno stock iniziale, cioè le case che c'erano in Italia il 1 gennaio dell'anno, più un flusso, cioè le case costruite durante l'anno, meno le case crollate durante l'anno. Quindi c'è sempre una relazione tra stock e flussi, e gli stock sono la conseguenza di una accumulazione di flussi. Un altro esempio molto semplice è quello dell'acqua in una vasca, anche per capire appunto che misurare quanta acqua c'è in una vasca in cui il tappo della vasca è aperto, il rubinetto che mette acqua nella vasca è anche aperto, non ha senso se non specifico l'istante di tempo, perché l'acqua sta continuamente entrando e uscendo dalla vasca, quindi sta cambiando. E per sapere quanta acqua c'è nella vasca posso calcolare quanta acqua c'era in un certo istante iniziale, calcolare quanta acqua entra ogni secondo, questo è il flusso in entrata, quanta acqua esce ogni secondo, e posso in questo modo calcolare quanta acqua troverò dopo tot secondi nella vasca. In modo analogo posso farlo con uno stock di casa, uno stock di capitale. Quando questi sono valori monetari, ad esempio quando sto misurando il valore in euro delle case alla fine dell'anno, il 31 dicembre,
questo valore in euro sarà uguale al valore in euro delle case all'inizio dell'anno più il valore delle case costruite durante l'anno, ma in questo caso manca ancora qualcosa. Perché? Perché le case che c'erano già all'inizio dell'anno potrebbero aver avuto un aumento del loro prezzo di mercato o anche una riduzione del loro prezzo di mercato. Quindi c'è un'ulteriore cosa da aggiungere qui che si chiama guadagno in conto capitale. Guadagno in conto capitale, guadagno netto in conto capitale, che è dato dalla variazione del prezzo del mio stock durante il periodo di tempo che considero. Quindi pensate alla vostra famiglia, se avete un'abitazione, questa abitazione valeva 300.000 euro alla fine dell'anno scorso. Non avete speso nulla per migliorarla, però, non so, hanno costruito una fermata della metropolitana nel quartiere, quindi i prezzi di mercato delle case del quartiere sono aumentati e ora la vostra casa vale 400.000 euro. Quindi il valore di mercato è aumentato senza che voi abbiate speso per ingrandire fisicamente la vostra casa. Quindi questi sono guadagni in conto capitale che si ottengono, perdite in conto capitale che non dipendono da dei processi di flusso. E anche qui dobbiamo capire, di solito c'è chi ci guadagna e c'è chi ci perde. Spero che questo vi aiuti anche a discriminare una serie di cose che sentiamo in televisione. Quindi quando ad esempio in televisione dicono: è crollata la borsa del 5%, sono stati bruciati 20.000, diciamo 2 milioni di euro. Stiamo facendo riferimento a delle attività finanziarie, non è che qualche impresa produttiva è sparita nel nulla per un valore di 20 milioni di euro. C'è un prezzo di un titolo che è sceso e la misura di 20 milioni di euro è data da questa perdita in conto capitale che i possessori hanno registrato. Spesso questi sono dei debiti di qualcun altro e quindi c'è stata una corrispondente riduzione nel valore dei debiti. Quindi l'effetto finale è praticamente zero dal punto di vista della ricchezza del sistema economico nel suo complesso. Gli azionisti ci hanno perso, qualcun altro ci ha guadagnato, ma dire che il crollo del mercato di borsa in quanto tale distrugga la ricchezza dell'Italia è una sciocchezza. Un terremoto distrugge la ricchezza dell'Italia, ma un calo di borsa no. Così come un aumento del prezzo delle azioni in borsa dovuto alla speculazione non fa aumentare la ricchezza dell'Italia, fa fare guadagni in conto capitale a qualcuno. Ok, quindi ricapitolando, vogliamo capire da dove viene fuori la ricchezza. Il concetto di ricchezza è un concetto definito non in senso assoluto, ma in modo pragmatico, in base a misurazioni monetarie di certe cose, non di altre. La ricchezza è reale o finanziaria. Questa ricchezza è un concetto di stock e gli stock si cumulano nel tempo tramite dei flussi, per cui dovremo capire da dove vengono fuori i flussi che determinano lo stock di ricchezza. E questo è il prossimo passaggio.